Chiude al possibile accordo con i 5 Stelle il segretario del Partito Democratico, Marco La Carra. Quando ci è stato chiesto di ridiscutere la figura del candidato presidente, ovviamente abbiamo posto un netto rifiuto, non per una presa di posizione o un pregiudizio, ma perché alle spalle c'era un percorso di un anno e mezzo che aveva visto anche altri protagonisti al tavolo del centro-sinistra e delle forze di coalizione che noi avevamo coinvolto e che ovviamente avremmo in qualche modo offeso. Parole che vengono dalla conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Bari in occasione della presentazione delle liste del Partito Democratico per le prossime regionali in Puglia. Regionali che stanno diventando, assieme anche a quelle delle Marche, di grande interesse anche da parte del governo nazionale. Non stanno mancando infatti i tentativi da parte del Premier Conte e del Ministro Boccia di replicare il modello di Palazzo Chigi, PD 5 Stelle anche in Puglia. Le posizioni singole, da un lato di Antonella Laricchia e dall'altro di Emiliano, non fanno certo sperare in un epilogo positivo. Pensare che il voto regionale non abbia alcun riverbero sul governo nazionale credo che sia da irresponsabile o da chi pensa invece di svicolare rispetto a una posizione in Puglia, parlo di Italia Viva, che è incomprensibile e che è soltanto tesa a far male e a impedire che il governatore possa essere rieletto e che la Puglia continui ad essere governata dal centro-sinistra. Casi spinosi si sono avuti però anche nelle presentazioni delle liste a livello locale, una tra tutti, quella dell'ex eurodeputata Elena Gentile, che dopo il rifiuto da parte del PD foggiano sarà candidata come capolista a Bari e nelle liste di Lecce. Lei si è messa a disposizione candidandosi anche in territori che non sono quelli dove lei ha esercitato in maniera più diretta la sua azione politica. È un patrimonio che noi abbiamo voluto utilizzare e di questo siamo anche molto molto contenti. La Gentile è tra le 22 donne scelte dal PD per le composizioni delle liste. Con lei tra i volti noti anche Francesca Pietroforte, Anita Mauro Di Noia e Simonetta Lorusso. Tra i 50 candidati il 60% degli uomini sarà rappresentato tra i tanti dall'ex assessore alla sanità Donato Pentassuglia, lo sfidante di Emiliano alle primarie Leonardo Palmisano, Ruggero Mennea e l'ex presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo.